è stata gestita grazie alla disponibilità dell'associazione italiana, anche del Ministero, che patrocina il Comune del Cammino, la disponibilità della Prologo e della FIDAP che hanno voluto patrocinare l'iniziativa. La mostra è ben chiara, raccoglie opere di artisti giovani non noti e molto noti estoni, che si sono ispirati alle fiabe dei fratelli Grimm, che ovviamente sono conosciute anche in Estonia, ma non soltanto perché in Estonia si conosce l'opera, diciamo, del focolare dei fratelli Grimm, ma perché la materia che ha visto i trattati dei Grimm appartiene tutto sommato al patrimonio mondiale, universale, sicuramente occidentale, ma anche negli altri continenti certe varianti, certe strutture fiammesche sono abbastanza note. I Grimm si erano occupati della tradizione popolare fiammesca, germanica, tedesca, con un obiettivo ben preciso, cioè di identificare appunto l'identità della radice culturale tedesca attingendo alla sorgente, così dire, spontanea, che era rappresentata dai sapini che poi si articolavano nelle diverse fiabe popolari, le fiabe che raccontavano le serve, le tessitrici, gli uomini di fatica e così via, e cioè la gente del popolo. Secondo i Grimm era proprio lì che si sedimentava i saperi, sedimentavano i saperi storici e culturali che venivano da lontano, veramente la notte dei tempi. Questa mitologia comparata dei Grimm doveva poi svilupparsi attraverso questa opera omonima che veniva selezionata dai due fratelli attraverso un crivello letterario. E alla fine quest'opera era un'opera letteraria che guardava alla sua fonte popolare, tradizione orale, ma con un'attenzione diversa. E cioè veniva una volta per tutte fissata su carta, come incisa, inamovibile e trasmissibile alle altre generazioni, perché appunto accettata dalla stampa e dalla cultura ufficiale. In realtà l'obiettivo da loro centrato erano rappresentati da più obiettivi, non solo l'identità germanica costruita e ricostruita artificialmente, parliamo di identità, parliamo sempre di processo di identità problematici, da qualche modo c'erano riusciti a una serie meno truculente certe fiabe, come quelle di Cappuccetto Rosso, ma nelle prime edizioni Cappuccetto Rosso non era eroica così come la conosciamo nelle trasformazioni successive, soprattutto dalle traduzioni cinematografiche dei Grimm. E allora quest'opera, che si ispira peraltro a quella più antica e più monumentale di Giambattista Basile, dal punto dei punti, diventa Verona, un'opera dichiaratamente letteraria, scritta da Giambattista Basile intorno al 600, pubblicato dopo la sua morte, è un'opera nota adesso al grande pubblico perché elaborata cinematograficamente da Garrone, che ha scelto tre fiabe tra le 50 e le ha appunto rese al cinema. Non rispettando in verità la materia fiammesca propria, ma ovviamente interpretando la sua morte, come giusto che sia, perché le fiabe popolari sono così, sono materia malleabile, dove ognuno ci lascia la sua impronta. Però circolano, però soprattutto quelle di tradizione orale appartengono a un gruppo, nessuno pensa di ricavare da una barzelletta, il genere più vicino alla fiaba di tradizione orale, quando funzionava nel mondo popolare, è l'attuale barzelletta. Anche quella, nessuno si interroga da dove viene, chi l'ha inventata, perché c'è quella versione, non un'altra e così via. E le fiabe di tradizione popolare funzionavano a quel modo. È soltanto con l'attenzione della letterarietà che sono inventate altre. L'invenzione della fiaba, dopo Basile, è stata quella dei Grimm e poi l'attenzione occidentale nei confronti di questo genere fantasma. Ora, tutto questo entra nel gioco degli illustratori perché una delle occasioni di grande sviluppo della editoria fiammesca nei confronti del grande pubblico, siamo nel 600, ci sono decine di pubblicazioni, nel 500 la gente legge, ci sono 2 milioni di opere a stampa che circolano.
da attendibile e interessante. E nel Settecento e soprattutto nell'Ottocento le fiabe vengono illustrate e quindi non solo le si legge ma le si vede, questa sorta di fusione tra lettura e visione, la fiaba acquista un'ulteriore credibilità nel senso di spendibilità e l'illustrazione diventa veramente fondamentale soprattutto nel l'illustrazione delle fiabe nelle storie e in generale nei paesi dell'est ha avuto un'attenzione molto particolare e quindi questa mostra rappresenta evidentemente una storia. Io ringrazio il Presidente dell'Associazione Italia-Estonia per aver accolto il nostro invito e le lascio immediatamente la parola prima di passare la parola alla sessione. Buonasera a tutti, sono il lettore e presidente dell'Associazione Italia-Estonia, anche direttrice del Centro Studi sull'Estonia Paesi Baltici presso la Sapienza e vorrei ringraziare tantissimo il professor Ugo Bosi, cosa che ci ha portato qua e certamente comune tutti i vostri collaboratori, perché per noi è anche un grandissimo onore e un piacere di essere qua, perché vorrei proprio anche dire che in qualche modo siamo in un paese dove sono nati originalmente anche i fatti dei fratelli Grimm, perché questa mostra è nata proprio grazie ad un'idea dell'autrice Vive Noor, parlando di portare questa mostra qui in Italia, abbiamo pensato come trovare un legame che si potrebbe collegare per più senso di fare proprio questo progetto per l'Italia. E proprio come ho detto che tante parti scritte da Pasile poi sono dati ispirazione ai fratelli Grimm. E così artisti estoni, 20 artisti estoni hanno potuto scegliere per questo progetto un tavolo dei fratelli Grimm e interpretarlo come volevano loro e quindi anche da questo punto di vista è stato molto bello per artisti perché non è spesso che capitano questo tipo di progetti e grazie al Ministero della Cultura estone che ha dato anche appoggio finanziario per questo progetto, quindi è nata questa mostra. E dobbiamo dire che questa forma dell'arte, come ha detto anche il professor Bose, è proprio molto ben sviluppato in qualche modo in Estonia, perché il professor Vive Noor, sue opere sono lì in angolo e forse alcuni hanno già visto su poster anche questa piccola capucetta rossa. Lei è uno dei più noti professori anche che insegna questo tipo dell'arte in Estonia a studenti da tutto il mondo, Giappone, italiani, quindi tantissimi paesi nordici. E adesso per esempio hanno, mi sa che 3-4 mostre che girano il mondo, negli Stati Uniti, una in Russia, alcuni in paesi scandinavi. E in qualche modo si è sviluppato questo modo di raccontare le fabbie oppure le storie che sono state scritte originalmente per bimbi in modo come li vediamo noi come adulti. E proprio anche l'idea della curatrice è stata di portarci in qualche modo dietro in infanzia, dove tutti noi abbiamo letto le fabbie, le storie dei fratelli Grimm, e forse adesso vederli con i nostri occhi dei adulti. E certamente, infatti ognuno forse trova il suo, ci sono quelli più piccoli, quelli più grandi, quelli più adulti, quelli più giovani, e ognuno certamente spero che trova la sua storia in questi quadri. Però penso anche che il miglior modo di capire questa mostra è di vedere. E se ce l'avete domande sono molto lieta di rispondervi e se avete le domande più particolari, quindi venite da me e provo di dare il mio meglio. Certamente porto anche saluti della curatrice Vive Noor,
che purtroppo non poteva esserci, e anche l'ambasciatrice o l'ambasciatore estone a Roma, Celia Maria Stappa, che anche purtroppo per motivi di lavoro non poteva venire stasera, però vi saluta tutti e ringraziamo tutti per essere, per tutti voi per essere qui e vi auguro buona visione. Riconoscere in queste
piace questa iniziativa e spero che con Ugo poi continuiamo questa scia che abbiamo già parlato di un altro appuntamento a breve, però vi parleremo poi in un secondo momento. Quindi grazie ancora, grazie anche alla Fidaca e alla Coloco per la collaborazione e a voi per essere intervenuti. Buona serata a tutti.
Dalla raccolta di poesie agli angoli degli occhi, brulichio di tante palline. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra. Come fai a parlarmi? Quel fiore che vive una notte per ogni 100 anni, come fai a parlarmi? Ricordarmi qualcosa a quest'ora, a quest'ora. La pelle ubriacata come se io stessi ancora ad ungerla di gin nell'ombelico vuoto, piccola cosa. E a grande mano stendessi al seno, al collo. Girati, tutta la schiena è natica. Piuma. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come fai a parlarmi? Quella tua lunga verginità presa in 2 ore su un letto di tovaglie. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra.